La prossima invece, siccome siamo in Toscana, e anche se non stessimo in Toscana la faremmo comunque, ma in Toscana vale doppio, è per un regista di quelli bravi che insieme ad altri meravigliosi sceneggiatori, da Flaiano in poi, Steno e tutti gli altri, diceva che la commedia in Italia, la commedia all'italiana, diciamo così, il neorealismo è finito quando gli sceneggiatori hanno smesso di prendere gli autobus. Perché giustamente il mondo reale, malgrado sia bellissimo vederci in diretta, non so se sia bellissimo per voi, per noi è bellissimo stare in diretta qui dal dietro le quinte di Sieci, ma il mondo reale è quello che tu puoi incontrare, quello con cui puoi interfacciarti, interloquire. Lui si chiama Mario Moricelli, questa si chiama Mi chiamo Mario. Mi chiamo Mario e faccio il cineasta, ma questi ultimi tempi vi ho perso un po' di vista. Sapete, siamo gente che l'occhio ce lo mette, per vizio di mestiere, non per quattro tette. Noi stiamo sulla strada a vivere e filmare le gonne delle mamme, una guerra da finire. Succede tutto insieme. Neanche lo vorresti, sali in fretta per vedere e senza sforzo ti ci butti e ti ci butti per davvero e cinico incazzato, di tutto è stato detto e sono stato un uomo vero. Dicevo, mi chiamo Mario, faccio il cineasta, volevo dirvi basta e salutarvi in fretta. Ma adesso almeno voi potrete ripensare, riprendere, girare il volo di quest'uomo che ha smesso di lottare. Dicevo, mi chiamo Mario, facevo il cineasta e v'ho voluto bene col cuore e con la testa. Dicevo, mi chiamo Mario. Facevo il cineasta, sono io che ho detto azione e sono io che dico basta. Questa era per Mario Moricelli.